Assalamu alaikum wa rahma. Pace e benedizioni di Allah a tutti voi. Sono sempre stato interessato alla presenza di profezie sull'Islam nella Bibbia. Devo precisare che se non fosse stato grazie alla presenza nella Bibbia delle profezie sull'Islam, sul suo profeta e sulle previsioni e la modalità del suo avvento, e soprattutto se non fosse stato grazie al contenuto coranico che Allah ha riservato come prove ai fedeli che non hanno conosciuto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e che rappresentano le informazioni riguardanti il come della creazione e le previsioni sul futuro e che si sono avverate sotto i nostri occhi, non sarei mai rimasto musulmano. Visto quello che sta regnando nei cosiddetti paesi islamici del mondo intero, con qualche piccola eccezione, o come si dice nella nostra consueta lingua araba, illa ma rahima rabbi, tranne quelli che Allah ha preservato. Siamo la comunità dove regna l'individualismo, l'egoismo, il benefreghismo, la repressione barbara, il fanfaronismo, l'insalubrità delle nostre città, della nostra educazione, la cattiva gestione delle nostre proprietà, la corruzione, il furto della nostra ricchezza sotto i nostri occhi e grazie alla nostra passività, l'ipocrisia, la cospirazione, il materialismo, l'indifferenza, l'irresponsabilità, l'imbroglio, il tradimento e soprattutto l'ingiustizia e la dittatura. Come vuoi mantenere nella fede islamica coloro che usano il loro intelletto e che cercano la pace, la prosperità, la fratellanza e soprattutto la convinzione che non c'è altro Dio che Allah e che il suo profeta è Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andateci alle porte di uscita delle moschee ogni venerdì. Vedrete migliaia di persone uscire dopo la preghiera del venerdì. Radunatele allora e ponete loro questa domanda. Chi può razionalmente dimostrarci che la testimonianza di La ilaha illallah, cioè non c'è altro Dio all'infuori di Allah, sia vera? E che la testimonianza di Muhammad Rasulullah, cioè Muhammad è il profeta di Dio, è anche essa vera? Sono sicuro che più del 99,99%, se non tutta quella folla, non saprà rispondervi né convincervi che la loro testimonianza o shahada sia costruita su un pilastro forte e saldo, cioè su una verità provabile. Eppure, cari fratelli e care sorelle, questa testimonianza che diamo ogni giorno nella nostra salat almeno 11 volte e che è il primo pilastro dell'Islam senza il quale la nostra fede è vana, sarebbe una falsa testimonianza se non sappiamo provarla. Cosa rischiamo se nelle leggi civili delle diverse nazioni di questo mondo, se qualcuno testimonia il falso? Se commettiamo una falsa testimonianza, questo è reato ed è punito in Francia con 5 anni di reclusione e 75.000 euro di multa. E può arrivare fino a 7 anni di reclusione e 100.000 euro di multa se la falsa testimonianza è stata utilizzata per una ricompensa alla quale non avrebbe avuto beneficio senza averla data. Detto questo, la nostra comunità è lontana quindi da ciò che Allah vuole da essa. È lontana dalla certezza individuale che Allah pretende da noi in materia di fede islamica. Questa certezza non si ottiene per tradizione e quindi per abitudine, ma per mezzo della conoscenza e di un sano intelletto
come è ripetuto decine di volte nel Corano. Abbiamo quindi bisogno, per avere la certezza che la testimonianza di La ilaha illallah e che Muhammad è Rasulallah sia vera, abbiamo bisogno di prove concrete, altrimenti diventiamo come quelli che dicevano ai profeti. Corano capitolo 21, versetto 170. E quando diciamo loro, seguite ciò che Allah ha fatto scendere, dicono, no, ma seguiremo le usanze dei nostri padri. Che cosa? E se i loro antenati non avessero ragionato? E se non fossero andati nella giusta direzione? إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Come si ottiene la certezza che la ilaha illallah, non c'è altro Dio che Allah, sia vera? Abbiamo già risposto dettagliatamente a questa domanda nei nostri tre video dal titolo La via della verità assoluta. Li troverete nella nostra rete YouTube che porta il nome di Muhammad Najib. Ci occuperemo in questo video sul come ottenere la certezza che Muhammad è Rasulullah o il profeta di Allah. La possiamo ricavare sia dal Corano che dal libro sacro della gente del libro, ossia dalla Bibbia degli ebrei e dei cristiani. Primo, troviamo nel Corano un versetto che dice che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è nominato nella Torah e nel Vangelo. Corano capitolo 7, versetto 157. Coloro che seguono il messaggero, il profeta analfabeta che trovano scritto, cioè menzionato, nella Torah e nel Vangelo. Alladina yattabi'una ar-rasul, an-nabiy al-ummi, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Tawrat wal-Injil. Secondariamente, ci è stato detto nel Corano che la gente del libro, ossia ebrei e cristiani, che conoscono la Torah e il Vangelo, ci è stato detto questo. Corano capitolo 2, versetti 145. Anche se tu recassi a coloro che hanno ricevuto la scrittura ogni specie di segno o di prova, essi non seguiranno il tuo orientamento, né tu seguirai il loro, né seguiranno gli uni l'orientamento degli altri. E se dopo che ti è giunta la scienza, seguissi i loro desideri, saresti certamente uno degli ingiusti. Versetto 146, coloro ai quali abbiamo dato la scrittura, lo riconoscono come riconoscono i loro figli, cioè riconoscono Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come riconoscono i loro figli, ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتُكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun. Certamente non tutti lo sanno, ma alcuni dei loro veri studiosi lo sanno, avendo studiato con grande attenzione i loro libri sacri. Sanno benissimo che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è nella Bibbia. Eccovi quindi la testimonianza di un loro rabbino sulla presenza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nella Bibbia. Ascoltatelo. My name is Rabbi Mort and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet in the Bible and the scriptures.
We'll start out with a quick prayer. Aromimcha Hashem, ki deltani, Shalushalom Yerushalom. We start out with Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran, Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. We also discussed Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. I also discovered in Isaiah, Ishiyahu, chapter 60, verse 7, which I'm going to read for us. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of Hashem's altar, and he will glorify the house of his glory. So it says, and I will glorify the house of my glory. When he says, and I will glorify the house of my glory, it's referring to, it could only be Kaaba. In Mecca, the sacred house for the glory of Elohim that Abraham built with Ishmael. We keep going into Isaiah 60, chapter 1 through 7. In Isaiah 60, 1 through 7, a prophecy about a prophet bringing a light of Hashem to the world. This holy prophet or holy man would appear in a time of darkness, filling the world and covering the earth. He would appear to eliminate the darkness and spread the light of Hashem and his praises. In Isaiah 60, verse 3, we read, and the Gentiles shall come to the light. And that means this prophet would arise among the Gentiles, and his light would fill this place where the nations would come and visit. In Isaiah 60, verse 7, we know plainly is about Kedar, where its flocks and tribes would be gathered together. We go to also Book of Jasher, Hayashar, chapter 25, verse 16, which is also found in Bereshit, Genesis chapter 25, verse 13. Also, 1 Chronicles 1, 29, and it says, and Riba bare unto Ishmael Nebaioth, Kedar, and Abdil, and so on. I finish this with Song of Solomon, chapter 1, verse 5. I am black but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. Shalom. Terzo punto. Allah ci ha informato nel Corano che ci sarebbero stati dei figli di Israele che testimonierebbero come ha fatto questo rabbino Mort, che il profeta Muhammad è quello atteso nel loro libro sacro. Troviamo questo in Corano capitolo 46, versetto 10. Allah dice al profeta Muhammad, di, ma non vedete? Se esso, cioè il Corano, viene da Allah e voi non credete in esso? Mentre un testimone dei figli di Israele conferma la sua conformità e crede, mentre voi lo rifiutate per orgoglio? In verità, Allah non guida gli ingiusti. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Quarto punto. In effetti il Corano insiste su questo punto in Corano
6, versetto 20. Quelli che hanno ricevuto la scrittura riconoscono il messaggero come riconoscono i loro figli. Coloro che non credono preparano la loro rovina. Chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni suoi? In verità, gli ingiusti non prospereranno. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Quindi non ci resta a questo punto che andare a frucare nella Bibbia alla ricerca dei versetti in cui troviamo il nome proprio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarebbe logicamente impossibile che Dio non abbia citato il fenomenale profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e il suo messaggio che ha creato oggi 2 miliardi di cittadini nel mondo, e questo senza le centinaia di milioni già deceduti. Almeno se fosse stato un falso profeta, la Bibbia lo avrebbe citato nel dettaglio per scoraggiare i suoi seguaci. Non è così? Vi ho parlato ampiamente della data di nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel libro biblico di Daniele, capitolo 9. Troverete nel mio canale YouTube il video che porta il titolo La nascita miracolosa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oggi in questo video vi dimostrerò che il nome del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e la sua grande considerazione da parte del Dio della Bibbia è ancora nella Bibbia, nonostante le molte corruzioni che il suo testo ha subito nel corso dei secoli. Dovete sapere, anzitutto, che gli originali dell'Antico Testamento, cioè i libri dei figli di Israele, come la Torah, i Salmi, il Cantico dei Cantici o i libri dei veri profeti, sono scritti in ebraico e quindi non dobbiamo tener conto delle diverse traduzioni in altre lingue senza verificare che siano conformi al testo originale. Dobbiamo tornare alla lingua ebraica per rassicurarci che nei libri dell'Antico Testamento il nome di Muhammad è ancora contenuto nel testo o non lo è più. Andiamo ora attraverso internet nel motore di Google nel libro del Cantico dei Cantici di Salomone. Andiamo allora sul sito di Mekon Mamre, eccolo qua, che è un sito ebraico della Bibbia in ebraico. In questo sito andiamo a prendere la traduzione in inglese, perché in italiano non la trovo. In inglese è una traduzione parallela: da una parte a sinistra avete la lingua ebraica e dall'altra parte avete l'inglese. Clicchiamo sopra, andiamo a scegliere il libro che cerchiamo in questa Bibbia, che è Song of Songs, Cantico dei Cantici. Clicchiamo sopra, ecco, ci porta qua nel primo paragrafo del Cantico dei Cantici. Noi ci interessa il quinto paragrafo, eccolo qua, clicchiamo sopra il quinto paragrafo, eccolo qua, e ci interessa il versetto 16, che è l'ultimo di questo paragrafo. Voglio farvi sentire prima come viene letto in ebraico questo nome qua, che suono ha e come viene letto, d'accordo? Per sapere questo dobbiamo andare quassù, su Listen to the Chapter in Hebrew, ascoltate il capitolo in ebraico, ci clicco sopra, ok, e ritorno qua verso l'ultimo versetto, perché sennò ci legge tutto il paragrafo. Eccolo l'ultimo versetto. Avete capito? C'è Muhammadim. Riprendiamolo. Ecco.
Muhammad, dimmi, ritorniamo ancora un'altra volta. Leggiamo tutto il versetto, l'ultimo, il 16. Ecco, il 16 incomincia ora. Ecco, ritorniamo ancora un'altra volta. Ecco ora il 16. Muhammadim. Eccovi quindi la vera traduzione del versetto in questione, Cantico dei Cantici, capitolo 5, versetto 16. La sua bocca è tutta delizia. E Muhammad, il mio ben amato e il mio amico, o figlie di Gerusalemme. Intanto vorrei farvi vedere che i nomi propri normalmente è tradizione di non cambiarli in altre lingue dal punto di vista della traduzione ebraica. Prendo questa ultima parola che vuol dire Gerusalemme, eccola qua, vediamo se la traducono con Gerusalemme o con qualche altra cosa che dal significato e non dal suono del vero nome. Ecco, io qua metto questa qui, vedete, in italiano vuol dire Gerusalemme. Andiamo più su, in tedesco vuol dire Gerusalemme. In inglese vuol dire Gerusalemme. In arabo è il Beit el Quds Gerusalemme. In spagnolo, eccolo qua, Gerusalemme. In francese, eccolo qua, Gerusalemme. E ritorniamo in italiano, Gerusalemme. Quindi, come vedete, il nome proprio di Gerusalemme rimane lo stesso. Ora vediamo se, traducendo tutto il versetto, danno un significato diverso dal suono di Gerusalemme a nome della città. Quindi, come hanno fatto, fanno in alcune, con alcuni nomi che non interessa essere riconosciuti come tale dalle lingue, dalle diverse lingue, come vedremo fra poco per il nome di Muhammad. Allora io ritorno qua, prendo, copio tutto il versetto e vado a incollarlo in Google Traduttore. Ecco, lo metto qua. Come vedete, Gerusalemme che c'è nel versetto rimane sempre nel versetto, non viene cancellata. Ecco qua, andiamo a vedere nelle altre lingue se è la stessa cosa. In tedesco, come vedete, Gerusalemme c'è sempre nel versetto. In inglese c'è sempre. In arabo c'è sempre, eccola qua. In spagnolo, eccola qua, Gerusalemme. In francese, eccola qua Gerusalemme. E in italiano, come abbiamo già visto e ritorniamo lo stesso, Gerusalemme c'è. Ora ritorniamo al versetto e prendiamo il nome che abbiamo ascoltato leggere prima dal rabbino di questo sito e che l'ha pronunciato con Muhammadim. Vediamo questo Muhammadim come viene tradotto. Allora togliamo la frase e mettiamo il nome di Muhammad. Come vedete in italiano Maometto, e tengo a sottolineare una cosa storica. Prima dell'avvento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non c'è stato nessun altro al mondo che abbia avuto questo nome. E chi trova questo nome presso altri popoli, altre tradizioni, allora ce lo dica. Dico Muhammad, pronunciato così ovviamente. Muhammad, primo uomo a essere stato chiamato Muhammad sulla terra, è il profeta dell'Islam, è il sigillo della profezia e dei profeti. Quindi, come vedete, questo nome in italiano vuol dire Maometto. Vediamo cosa vuol dire nelle altre, cosa vuol dire, vediamo come viene tradotto nelle altre lingue. Tedesco, Muhammadim. Ho detto che la im è una im, un plurale di rispetto. Quindi non c'ha niente da che fare con un altro nome. Questa è im, è un plurale, ed è un plurale di rispetto, ossia un plurale maestatis.
Quindi dal tedesco andiamo all'inglese, eccolo, Muhammadim, all'arabo, Muhammad, al spagnolo, Muhammadim, Mahomedim, in francese, Muhammadim, e in italiano abbiamo visto che era Maometto, eccolo qua, d'accordo? Ora facciamo come abbiamo fatto per Gerusalemme, prendiamo, copiamo tutto il versetto 16 del capitolo 5 del Cantico dei Cantici, copiamolo e andiamo a vedere che traduzione gli danno. Guardate, Gerusalemme rimane nella traduzione, ma Muhammadim o Maometto in italiano sparisce, non c'è più. Stessa cosa in tedesco. Muhammad non c'è più, Muhammadim non c'è più. Stessa cosa in inglese. Muhammadim non c'è più, Gerusalemme c'è. Come le altre lingue c'è, Gerusalemme rimane sempre. In arabo, al-Quds c'è, ma Muhammad sparisce. In spagnolo, Gerusalemme c'è, Muhammad sparisce. In francese, Gerusalemme c'è, Muhammadim sparisce. E in italiano, eccolo qua, Gerusalemme c'è, Maometto sparisce. Come mai questa usanza? Come mai questo doppio standard? Per Gerusalemme come nome proprio rimane, Muhammad come nome proprio sparisce. Perché sparisce? Lo vedremo. Ora cerchiamo di rispondere il perché sparisce. Essendo quindi un nome proprio, tutti i dizionari del mondo avrebbero dovuto mantenerlo lo stesso nella traduzione del versetto come hanno fatto con il nome di Gerusalemme. Come vedete chiaramente il nome del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è lì, nella Bibbia, esattamente come ci ha detto il Corano nel suo capitolo, Corano capitolo 7, versetto 157. Coloro che seguono il messaggero, il profeta analfabeta, cioè Muhammad, che trovano scritto, menzionato per loro nella Torah e nel Vangelo. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Allora il Corano ci conferma che la gente del libro, cioè gli studiosi fra ebrei e cristiani, nascondono la verità, pur conoscendola, come vi ho dimostrato su Google, che non è un motore islamico. Allah ci dice su questa pratica giudeo-cristiana in Corano 2, versetto 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo riconoscono come riconoscono i loro figli, ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. La parte che nasconde la verità ai credenti del popolo del libro sono coloro che hanno il potere di manipolare i loro libri sacri e che decidono quale traduzione dare alle parole e quale versetto mantenere e quale versetto cancellare, come è stato fatto più volte nella storia della Bibbia. Provate a controllare la traduzione del versetto del Cantico dei Cantici, capitolo 16, versetto 5. Capitolo 5, versetto 16. E vi renderete conto che gli danno diverse traduzioni e diversi sensi non compatibili fra loro. Perché questa corruzione volontaria della verità, anche nei motori che devono trasmetterci la verità senza corromperla? La risposta a questa domanda ve l'ha data il Corano nel capitolo 2, versetto 146. Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo riconoscono come riconoscono i loro figli,
ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Salve a voi tutti e baci e benedizioni a tutti voi.